pubblicitaria fatta per un cliente indonesiano. Sì, però è questo, quello sotto. Sì. Dove appunto alla fine questo cliente ha deciso di fare tutta la sua campagna in computer grafica tridimensionale con due personaggi che in questo caso qui stanno recitando per lo spot, però potrebbero essere due character di un prodotto qualunque di animazione. La campagna si chiama Federaloid, la potete anche trovare su YouTube se vi interessasse mai vedere. Ok, ringraziamo Cristian. Cercheremo sviluppo visivo di queste cose. E c'è da fare i primi prototipi di rigging. In sala c'è il rigging supervisor Michele, sempre e startup teaser, cioè sono i primi teaser, sono quelli quando è tutto molto segreto che si fanno dei teaser per vedere se il cliente è contento, se il produttore è contento del prodotto che stiamo creando. Dopo questi teaser, quando piacciono, quando il benchmark di qualità è settato, si fa il pipeline setup, cioè si iniziano a preparare tutti quei processi industriali che servono a cominciare la produzione. Qui ho messo giusto il cheating, cioè bisogna costruire tutti gli asset per poter fare quegli shot. E non sono solo personaggi, sono anche prop come questi e tanti tanti prop messi insieme fanno le location, che sono le scenografie, come Vittorio Storaro diceva questa mattina. Nel digitale stanno praticamente convergendo tutte le arti che c'erano nella cinematografia normale, che ci sono ancora nella cinematografia normale. Queste sono le location. Diamo i numeri anche qui, sono un po' pallinato con i numeri, scusatemi. 150 è il numero di personaggi che abbiamo raggiunto e quelle sono le fasi che investono ogni cosa. 40 sono le location, capirete 40 location per 52 episodi è quasi un episodio. Eppure questo è un dato anomalo per le serie televisive, che sono fatte molto in economia, quindi bisogna fare una location, 52 episodi, 40 location. Per fare 40 location sono serie di 1720 prop, che sono oggetti quindi, e di questi 1700, 1022 hanno anche un rig per essere animato, e quindi essere a servizio dell'animazione per veicolare l'animazione. Parliamo di numeri di shot, siamo ad oggi a 9800, ma arriveremo a 10.000. Perché abbiamo gli ultimi 2-3 mesi di produzione, penso, e ne mancano ancora qualcuno. E quindi intorno a 10.000 shot, vediamo di questi 10.000 shot che bisogna fare. Ci sono 9 fasi: storyboard, che poi vengono montati in animatic. L'animatic serve per far partire il layout, si iniziano a fare le camere. Vado molto veloce, tanto gli addetti al mestiere mi capiscono, vado veloce, non voglio fare una lezione universitaria. Primary e secondary sono due stadi di avanzamento dell'animazione molto importanti. E poi si passa a fare la finalizzazione, gli effetti 3D, 2D e il lighting vero e proprio. Compositing necessario a valorizzare il lighting e alla fine tutto condito sempre da editing. Allora, vi ho preparato solo una clip video in cui praticamente vi ho raggruppato queste 9 fasi in 4 macro aree. L'animatic, la layout, la secondary e poi il final compositing. Quindi ora se parte la clip e noi vedremo questo La luce. Perché l'episodio era 11 minuti, ma questi sono solo due. Però per darvi un'idea anche dell'animazione, stiamo parlando di un prodotto di animazione, non potevo non mostrarvi almeno un po'. How
in not only Italy, but around the world at this point. You know, Stargate is, the concept of Stargate, I started it 30 years ago. And the idea was to not have a very large company in one place, but have a number of smaller companies in different places.